Buon wrestling a tutte e a tutti, ben ritrovati a Saito Slam, puntata 227 su Fastlane, si potrebbe dire, anche se questo Fastlane è stato forse troppo poco fast to be a lane, che è il nostro titolo, nel senso che è stato un evento, al di là del fatto che è durato sotto le tre ore, ma ha mosso qualcosa di utile, si è andati avanti nella costruzione dei prossimi eventi, verso queste Survivor Series, verso questo Roman Reigns che tornerà settimana prossima con un Jey Uso che è diventato campione a Raw, mentre i suoi teorici alleati, superstiti, incluso Jimmy Uso, che di fatto ha lottato a nome della Bloodline, hanno perso. È stata una cosa giusta, è stata una cosa sbagliata? Era così necessario far tornare John Cena per poi utilizzarlo in questo modo, in un suo periodo così prolungato di ritorno in WWE? Questi sono i temi di oggi, ma soprattutto oggi parleremo anche dei pronostici, di una classifica che si è mossa e di alcune precisazioni che dobbiamo fare su quello che è il nostro campionato, che comunque prosegue e ha una classifica che continua ad evolversi. Ne parliamo oggi in leggero ritardo, ma del resto lo sapete meglio di noi. Daniele Dontria è nel caos e la colpa è fondamentalmente sua. Saito Slam, puntata 227, sigla.
E quindi sì, SummerSlam 227, post-Fastlane, pronostici e tutto il resto del cucuzzaro di cui si può parlare in ottica WWE. Do subito un rapido benvenuto alle due colonne portanti di questo SummerSlam privo di Daniel Donzì. La prima è il mio braccio destro, anche se destra non è, Rachele Gagliardi. Rachele Gagliardi, eccola qui. Ciao, ciao Mendo, ciao a tutti quanti. Oggi c'è da parlare un bel po' di questo evento un po' particolare. C'è da parlare un bel po', anche perché appunto si sono mosse delle cose, abbiamo visto che comunque, soprattutto a Raw, alcune faide sono andate avanti, ma forse a Fastlane ci aspettavamo che si muovesse qualcosa in maniera un pochettino diversa, ma ne parliamo dopo. Ci si unisce a noi anche il profeta, colui che è l'unico vero originario profeta di Open Wrestling TV, con dei leggeri problemi di audio, adesso vediamo se li ha risolti. Bentornato tra noi, Massi. Ciao, ciao a tutti. Proviamo a vedere. Sembra non esserci problemi. Quindi Massi ha risolto i problemi di audio. Molto bene. Bentornato a Massi e bentornati a tutti coloro che si sono uniti noi, a partire da Simone Sian, il grande abbonato. 28 mesi consecutivi di abbonamento per Simone. Eddie chiaramente vede chiarissimi segnali nell'aria, ma ci sono, ci sono. Come si possono Ormai. negare? Ma ormai sono dappertutto, anche per strada trovi un segnale chiaro, segnale. Chiarissimo segnale, salutiamo anche gli altri. Vabbè, giustamente l'ottima Vale dice che siamo un po' in ritardo. Annuncio ritardo, però ci siamo perché ci sono tante cose da dire. Ciao Mauri, vabbè, Stefano, c'è bisogno. Tra l'altro c'era anche Stefano che diceva che è una postazione anomala, però ragazzi, la posizione da conduttore richiede, diciamo, un sostegno che di solito non c'è dal punto di vista telematico, e quindi vi acconterete di un'inquadratura più brutta, ma almeno dovrei funzionare per tutta la puntata. E c'è hype anche per i pronostici. Mauri dice sono andati proprio di M, invece Mago Merlino è più ottimista. Salutiamo Boys and Gamers, su cui appunto anche Boys and Gamers è un altro dei grandissimi uomini di classifica del campionato dei pronostici. E quando arriva Cheng con il tabellone dei pronostici, analizzeremo tutto questo e basta. Salutiamo anche Antonio. Eddie è l'unico profeta, però vabbè, ognuno è profeta. Eddie è comunque il profeta in carica. Su questo c'è poco da dire. Molto bene, ragazzi. Daniel Z continua a latitare. Sappiamo che è tenuto sotto chiave da Nightmare Gabbo Marcella. Apparentemente, vediamo se ci saranno ulteriori contributi da questo punto di vista. Ovviamente, come avrete capito, i pronostici saranno uno degli argomenti centrali di oggi e tra poco daremo spazio appunto ai pronostici. Nel frattempo, in attesa che ci raggiunga anche Cheng, iniziamo a fare un po' un quadro di analisi generale su Fastlane con il nostro Elephantuan nella stanza. E ragazzi, secondo voi qual è il segno che vi ha lasciato Fastlane in generale? E quanto è stato utile come evento? Quanto è stato nel caso inutile? E addirittura può essere stato addirittura dannoso? Parto da Raki, poi Massi. Allora, diciamo che, come dicevo anche in una delle nostre chat, non è stato un evento disastroso, però sicuramente un evento che non è che in futuro magari dici oggi mi va di riguardare un pay per view, un premium live event e mi guardo Fastlane 2023. Quello assolutamente no. Secondo me è stato da un certo punto di vista utile per costruire qualcosa. Ad esempio, il ritorno di Carlito, secondo me, porterà a qualcosa per quanto riguarda l'LWO. Si sconvolgeranno un po' gli equilibri della stable.
il Judgment Day uguale, comunque un'altra, cioè sono andati proprio a lavorare sulla stable, ok? Quindi è un'altra stable che comunque ha subito soprattutto il povero Damien Priest, e quindi quello ha aiutato. E l'altra cosa che banalmente, visto che c'è stato un unico match femminile, quindi lo commento, secondo me, ecco, quello servirà alla costruzione delle Survivor Series, perché secondo me tornano i Wargames, anche perché le voci sono quelle e quindi servirà. Però sì, come dice anche Eddie, dannoso per alcuni risultati no sense, come la sconfitta di Lashley e Profits, e il JD che perde i titoli. Il JD che perde i titoli, secondo me, ecco, è stato brutto, molto brutto, quello proprio dannoso, sono d'accordo. Lashley e Profits, sì, dannoso da un certo punto di vista, però con il ritorno di Carlito è andata così, tant'è che sì. Stefano lo boccia clamorosamente. Il ritorno di Carlito per me è la cosa più disastrosa del pay-per-view. Per me no, assolutamente. Per me è la perdita dei titoli da parte del JD. Ecco, aggiungo quest'ultima cosa veloce e poi lascio la parola a Massi. Diciamo che sicuramente hanno fatto fatica da un certo punto di vista a gestire effettivamente le vittorie e le sconfitte, perché ora giustamente la stable di Lashley non è iniziato benissimo, o fanno un cambiamento radicale super, oppure c'è da vedere. E poi l'altra cosa è Rollins, che poi sicuramente ne parleremo più avanti, anche per ciò che è successo a Raw, e che quello lì secondo me è vittoria giusta, però adesso rischia bello grosso. Allora, c'è tanto interesse nei commenti, ne sono arrivati altri. Boys and Gamers dà ragione a Raki sul fatto che la stable di Lashley stia iniziando malissimo. Allora, io volevo passare la parola a Massi partendo da alcune ulteriori considerazioni del nostro affezionatissimo pubblico, non questa, sulla quale io mi dissocio, perché liberare donzie di chi non è la nostra priorità. Ma abbiamo Stefano, che secondo cui è un classico fast lane, inutile e anche indesiderato. Boys and Gamers, che poi l'ha detto anche successivamente, diceva che il cambio tag team è privo di senso. Poi mi fai vincere Cody e Jay al loro primo match in tag, perché ricordiamo che Cody e Jay non avevano fatto mai neanche un match in coppia. Ma Chris Sayan invece dice che secondo lui è addirittura il miglior fastlane della storia insieme a quello del 2017. Quindi in realtà divide questo fastlane. Tu, Massi, da che parte ti collochi? Ma ho detto fastlane, tranne poca roba, è stato un evento di transizione purissima. Ho detto salvo poca roba. Vabbè, io non sono contento del fatto che sia Lashley, insomma, con la sua stable, che Cody e Jay, che hanno vinto i titoli alla prima, cioè questi non hanno mai fatto coppia, primo match in tag team e vincono i titoli, un po' storce il naso. E infatti l'elefante della stanza vero e proprio era questo. Poi vabbè, se vuoi... no, poi torna la campione. E ora sì. Bella domanda. Ho detto, per quello che è successo a Raw sembrerebbe tutto a posto, però non mi fiderei tanto, nel senso, Rias è abbastanza incazzato perché hanno perso i titoli, l'ultimo che ci ha quasi rimesso è stato Dominic, infatti l'ha ripreso subito. Ho detto, non t'azzardare se riperdi il titolo, e infatti ecco. L'ha ripreso. Diciamo l'ha ripreso. Che Raki, quello che si evince in questo momento è che comunque la WWE era e resta in mano samoana, che sia a SmackDown, dove ci sono tecnicamente tutti, diciamo, gli Anoa'i attuali, tranne Jey Uso, per quanto poi ci siano delle sconfitte importanti, perché comunque insomma Jimmy e Solo Sikoa non è che tornino da Indianapolis con le ossa esattamente intere, però dall'altra parte abbiamo un Judgment Day che in teoria, Bloodline a parte, forse anche più della Bloodline, perché la Bloodline è piena di problemi, ma dovrebbe essere la stable dominante, quantomeno a Raw, se non del main roster, tutto, e alla loro prima difesa davvero importante, perdono i titoli contro una non coppia,
tra cui, insomma, appunto, al di là di Cody Rhodes, c'è questo Jey Uso che continua a essere a Raw senza comunque che ci sia questa grande spiegazione dietro, questa grande motivazione dietro. Quindi, in questo senso, io mi domandavo se Fastlane non abbia demolito qualcosa che la WWE aveva costruito in mesi. Tu come la vedi? Sì, guarda, sicuramente se ci pensiamo, questa cosa del Judgment Day, secondo me è stata costruita bene, perché siamo partiti con un Judgment Day ancora quando c'era Edge, che non convinceva, poi Edge è stato mandato via e hanno iniziato a prendere la storia di Rhea e Dominic e tutto quanto. La distruzione del Judgment Day magari, diciamo che forse è stata un po' affrettata, perché comunque adesso ne vediamo davvero la prova, no? Cioè è davanti ai nostri occhi che sono vicini alla separazione. C'è anche questo problema che già due volte, sia a Fastlane che a Raw, hanno interrotto l'incasso di Damian Priest, a Fastlane la stessa Judgment Day, e mentre a Raw no. Però ecco, sicuramente se non fanno attenzione, c'è il rischio che gestiscano malissimo la loro separazione, perché comunque non devono avere troppa fretta. Ovviamente non bisogna andare lenti, ma neanche avere troppa fretta. E in generale, comunque, ancora una volta Rhea poi si dimostra, no, il vero leader della stable, perché molti dicono Finn, ma non è vero assolutamente. Quindi dobbiamo vedere. Posso dire una cosa su Rhea? Nel report di Fastlane di WarWrestling.it che ho scritto io, ho dato comunque l'analisi secondo cui Rhea da mami è diventata mamma del Judgment Day, perché sostanzialmente è andata da Finn Balor e soprattutto da Damian Priest, gli ha detto: no, ciccio, tu la valigetta non la incassi, non fare fesserie, te la sequestro, come fanno le mamme amorevoli. Sì. E questo secondo me è un segnale molto importante di dominio, non soltanto, diciamo, psicologico e carismatico come era stato fino adesso, ma proprio di gerarchia. Cioè, Rhea Ripley è la padrona del Judgment Day. Sì, sicuramente. Però ecco, sì, ora anche questa unione apparente con la Bloodline, eccetera, sarà interessante in vista di Survivor Series, perché poi secondo me anche questo Fastlane lo hanno usato palesemente. Ora c'è una grande concentrazione per portare le persone a Survivor Series. Crown Jewel lo sappiamo, lo possono costruire un po' alla cacchio di cane, scusate, però la verità è questa. E però Survivor Series ci stanno già pensando abbastanza. Crown Jewel, che ricordiamo non è il nome reale del pay-per-view, perché il nome reale del pay-per-view è, o Premium Live Event, è Crown Maledettissimo Jewel, e su questa nota introduciamo il quarto elemento di Saito Slam puntata 227, che è l'ottimo, l'irreprensibile Cheng. Crown Maledettissimo Jewel, che nella mia classifica dei pay-per-view che odio maggiormente, si piazza lì lì con Fast Ma Che Pugnetta, no. Lane, ragazzi, lo dico tranquillamente perché, guarda, l'ho finito 30 secondi fa. Che finale del piffero! Ma è stato utile questo evento? Giusto per farmi sclerare a me, tanto. Allora, è stato utile perché c'è stato quel fantastico momento che ho anche messo nella foto della prima parte del report tra Booker T, Wade Barrett e Xavier Woods che ordinano la pizza. Credo che sia il momento più alto di Fastlane. Guarda, quella roba della pizza mi è stata utile solo perché poi quel cartone della pizza non si sa per quale motivo lo trasportavano in giro per l'arena e c'è uno durante il main event mentre Nakamura e Seth si menavano, c'è cioè sto tipo col cartone che lo posizionava dal lato, solo che gli arrivavano lì, quindi lui lo riprendeva, lo portava da un'altra parte e poi gli andavano di là, e lui orca, orca. E si vede sto tipo che fa avanti indietro col cartone della pizza che avevano dato poi che poi è lo stesso che girava anche da col dai era quel momento lì.
Sì. Vi avevo mandato un messaggio in chat privata. Allora, secondo Eddie, comunque, Crown Jewel non potrà essere peggio di Fastlane. Mauri scrive che Fastlane è stato utile per conciliare il sonno di parecchi. Insomma, è piaciuto, dai, complessivamente è piaciuto. Era forse Chris che diceva che è stato il miglior Fastlane dal 2017, ma evidentemente l'opinione è diversa. Chris, che peraltro dava un'ulteriore suggestione, che però ci teniamo per dopo, perché Chris Ayan dà atto, dà onore al merito a Nakamura per aver lottato davvero come main event della WWE. Complimenti anche a Menzo per aver creduto in lui, nonostante la sconfitta ne è uscito benissimo su queste ultime 3-7 parole. Sono in disaccordo, ma ne parliamo dopo, perché chissà, magari il domandone potrebbe riguardare questo argomento. Però ragazzi, sono quasi le 4:15, sono 20 minuti che siamo in live, eppure abbiamo iniziato più tardi. È il momento. È il momento dei nostri pronostici e dei risultati. I risultati. Sì, che io non ho letto, non sono neanche fatto caso. Non ho letto nulla, perché sto giro ammetto che hanno fatto tutti i miei colleghi anche a ricontrollare 10.000 volte i numeri di finisher. Hanno controllato 10.000 volte. Non se si vede. No, serve un po' di zoom in più. Zoom, allora, si vede abbastanza bene. Va bene. Però siamo in tema di pay-per-view arabo. Questi sono i pay-per-view più controversi della storia, praticamente. Andiamo in velocità. Tanto io li sto analizzando bene adesso. Seth contro Nakamura, vedo che più o meno tutti siamo andati su quell'ambito. Allora, Menzo, vabbè, tu ci hai creduto e ci può stare. Mago me l'aveva detto in privato che lui aveva fatto qualcosina, l'ha tentata, va bene. Anche la Vale aveva messo Nakamura, ma la Vale mi aveva mandato un messaggio per chiedermi alcune cose, me l'aveva anche detto, ma posso mettere alcune cose? Tant'è che poi gli ho risposto anche parecchio tardi, infatti anche per quello che abbiamo un attimo spostato di 20 minuti avanti il limite, perché mi hanno chiesto un sacco di domande e io non avevo risposto perché ero in riunione. Mi aveva detto, no, ma io metto quasi Nakamura perché per me l'incasso di Priest ci potrebbe stare. Poi abbiamo visto che l'hanno giustificato con quel segmentino nell'ultima ora, mi pare proprio prima del main event. L'hanno voluto giustificare, spoilerata, ma almeno hanno voluto giustificare, quindi nulla di così, diciamo che non c'è stato chissà che. Guarda, per me poteva fare anche la mattata lo stesso, dice, non me ne frega di quello che ha detto Rian, andava a incassare lo stesso. Sì, magari falliva l'incasso, non incassava, ma non tentava l'incasso, ma magari si faceva vedere, ecco. Sì, ecco, poteva magari essere, poteva in un momento mentre si scrullavano di botte tra il pubblico, arrivava lui, potevano farlo, però l'hanno voluto giustificare probabilmente perché la Bloodline le ha già prese però, troppe. Diciamo. Però ragazzi, parliamo, c'è stato proprio il sequestro la Bloodline, fisico, scusate, della valigetta. Jasmine Day. C'è stato proprio il sequestro fisico della valigetta, cioè una roba che questa la prendo io e col Kaiser che ecco. Voi andate pure a giocare in cortile, ma la valigetta se la prende la mamma. Sì, infatti non è una gran scena, diciamo, per gli altri, cioè. Poi, vabbè, Bloodline contro Cine Knight. Vedo che anche qui qualcuno ha voluto tentare la giocata, ci sta sempre. Ricordo che per l'anno prossimo io ho l'idea di mettere la regola del pronostico a stronzo in onore di Massive, e io ce l'ho davvero pronta. E niente, quindi 2 punti, dato che era quello bonus che vanno a chi ha beccato Cena contro LA Knight. Raki, mi sali in cima? Sì, arrivo, scusate. Io Sky contro Asuka contro Charlotte è stato praticamente il pronostico opposto a quello successivo, infatti vedo una roba clamorosa. Solo Vale ha tentato la giocata Charlotte. Menzione di disonore. Abbiamo beccato praticamente tutti. Il contrario invece di Mago Merlino, che fa la giocata della vita. Io credo che fa la giocata di oggi, poco da dire. Il mago di nome di fatto oggi,
tira una rullata pazzesca alla LWO. Bravo, bravissimo, complimenti, questa giocata assurda. Bobby e Street Profits, che dopo parleremo, credo, durante l'episodio, rullati alla prima uscita ufficiale. Ho dei seri dubbi riguardo il booking, dopo ne parleremo. Jasmine Day contro Cody Jay. Andate a prendere tutto ciò che ho detto settimana scorsa, lo appallottolate, lo buttate nel cestino facendo un tiro da tre mostruoso alla Kerry e basta. Quella è l'esa, perché voi prendete quella clip, è l'esatta dimostrazione di quello che dico sempre, sia che io non capisco né demerita fava di wrestling, che sono qui solo per fare il deficiente. Quindi, però, vediamo che più di un 50% erano andati sul mantenimento del JD e l'abbiamo presa proprio lì. Bravissimo Chris, allora, che hai fatto la clip. Poi, minutaggio. Resta immortale. Minutaggio. Sul minutaggio sono contento, non tanto perché abbia fallito miseramente anche qui, ma perché, raga, ci hanno preso praticamente... Uno? Mauri, ma in quanti ci hanno preso? Solo lui? Due? Due. Andrea Di Simone che ha fatto, io non so, la classifica finale non l'ho ancora vista, ma Andrea Di Simone mi ha anche chiamato durante il pay-per-view per bullarsi di quanti pronostici stava giocando. Quindi secondo me Andrea Pomaier, lo svedese, è andato abbastanza avanti, in ottica coppe. Vediamo. E comunque bene, perché... effettivamente io ci sono anche contento, perché finalmente un evento che è durato sotto le tre ore, se no ancora ero qui a guardare il main event e non ne potevo più, anche perché meno male che è durato mezz'ora, non ne potevo più io del main event. Gabbo, Change Name Chaos li sto facendo in una modalità super mega rapida, non so perché mi dici nel caos, ma so perché non ne ho preso uno. Infatti io il commento di Gabbo lo avevo ignorato. Gabbo, resta sul tuo compito, cioè scoccia Don Z, scoccia non nel senso dagli fastidio, proprio scocciagli la faccia e fai quello. Racchi, mi torni su in cima sul cosa, tanto sì, no, sarà sicuramente l'oblò di Nakamura, sì, c'è chi sì, c'è chi ha messo sì, c'è chi ha messo no, nella mia riga c'è un errore, non tanto perché io ho detto no, ma semplicemente perché nel file originale c'era scritto ogni riferimento a WrestleMania 34 vanno assolutamente banditi dalla faccia di questa terra, quindi ecco. Ho messo no, e difatti... Cioè, più che dire c'è chi ha messo sì e chi ha messo no, puoi dire c'è chi dice no. C'è chi dice. Io non ci sono. Comunque sono contento perché i pronostici bonus hanno completamente diviso la classifica, l'hanno spaccata a metà. Sono stracontento, ho avuto finalmente delle idee decenti. Poi numero di quella mossa che non riuscivo a dire settimana scorsa, ma i moonsault threat 3, riconfermato 2-3 volte da Massi, Menzo e Rachele. Gli ho chiesto conferma perché avevo io sbagliato a contare sto giro. Caspita, sono andata poi a rivederlo apposta. E quindi andando in fondo, gira e rigira, chi è che vince? Sali, fammi vedere chi ha preso l'oro. Leonardo Lucarini 7 punti. Andiamo a vedere poi la classifica alta, più siamo stati in tantissimi a fare 5, siamo tutti bronzi. Adam Cole fa 6, come 6 fa il mago Merlino. Chi ha fatto di meno, anche Andrea mi pare. Andrea ha fatto 6. Anche Andrea con Saverio. Con Saverio fa 6, in tantissimi siamo stati 5, diciamo che la media dei pronostici, c'erano pochissimi match, quindi non ci sono quei numeroni 10-11 come negli altri eventi. Il premio per aver preso meno punti sto giro se lo prende la Cri, fa due miseri punti. Vediamo chi è quello sopra che ha preso 3, Menzo, santo cielo. Di cui due grazie a Cina e Nani. Tu vuol dire che di tutta sta roba tu hai fatto solo... hai preso due robe. Ho preso due robe, è così, ultimamente va così. Cioè, da quando... sono come Leclerc che fa l'ultimo giro e dice ma sai che c'è, mi prendo 4 impeding per tra climi tutti Menzo. Insieme e andate in botta che ormai siamo in fondo, dai, mancano 2 eventi e l'abbiamo sfangata quest'anno. Ecco. Dopo ci pensiamo alla Rambo.
Va bene lo stesso. Anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo, dai. Tanto io e te siamo abituati per altri. Quindi, va tranquillo, anche quest'anno si vince l'anno prossimo. Io ci ho avuto anche Lazio-Salanta questo weekend, quindi... Questi sono stati i pronostici. Io, proprio come ultima cosa, mi risoffermerei sulla giocata dell'LWO da parte di Mago Merlino, giusto? Perché è una giocata incredibile, eccezionale, magnifica. E basta, e... E grande debutto praticamente di Andrea Di Simone, che ha fatto una grandissima un bel filotto di pronostici azzeccati. C'è la classifica generale, che dobbiamo vedere. Max Di Stappen, che vince praticamente matematicamente ormai il mondiale, come dovrebbe essere la prima classifica. Sì. Classifica Eddie praticamente rischia di sfondare 96, poi togliere soggetta a revisione da parte dei procuratori di Pomezia, dato che è finita la running gag, puoi fare direttamente cancella. Secondo posto Adam Cole, Leo passa Boys and Gamer e arriva a 80 punti, quindi si sta giocando praticamente non solo il terzo posto ma anche il secondo. Tutti a caduta, noi poveri disgraziati del team Saito Slam finiamo con io, che nonostante abbia fatto schifo quest'anno sono a 72. Gabbo dietro di me a 68, poi abbiamo Daniele Donzi 65, io Raki 22, ma si è fatta metà degli eventi. Io 63. E 63 Massi. Dove sei, Ventu? Mezzo 60. Mezzo 60, quindi... Io e Gabbo vi abbiano dato una dischetta rullata per quest'anno. Ci aspetta, mi ero perso. Daniele, quanti punti ha più di me? 65 contro 5, 60, sì. Quindi vai, c'hai mezzo pay per view da recuperarne in due. È dura, molto è dura. Male. Classifica al volo della Retribution, poi ripassiamo Bussoni, mezzo come la serenità. Non c'è bisogno di infierire su due creature che sono in difficoltà, tanto mezzo quanto la allora, serenità. Matematicamente Eddie vince la coppa, perché ha 4 Golden Retribution su Chris, che ne ha 2, mancano 2 eventi. Il problema è che Chris non ha argenti, quindi matematicamente i giochi qui sono fatti. Eddie già vince la coppa, adesso punta al double, ma che già matematicamente faremo tipo la Supercoppa, vincerà anche quella. C'è casi. Con se stesso, come... Sì, 1-1-1 fatto, grande. Era come Brock Lesnar quando si iscrisse alla Royal Rumble ed era anche tanto campione, sono da solo, guarda, faccio tutto io, ci sarà. No, Royal Rumble 2020. Roman Reigns contro Roman Reigns alle Survivor Series, che c'era quella grafica fake. Facciamo quella. Eddie contro Eddie. Per tutte e due, si autosfida praticamente. Si sdoppia. E per i pronostici siamo a posto. Menzo torna su in cima e riparliamo di questo evento che voglio criticare aspramente. Oh. No, ti sfoghi direttamente. Sì, pay per view inutile, signore e signori. Veramente fa schifo, ha rotto veramente tre quarti di scatole. Si può anche gestire il discorso in maniera... poi c'è un messaggio che ti ho scritto in chat privata eventualmente dopo. Sì. Subito. Dovevano essere in quel file. Controllo io, intanto parla. Guarda, tra un pay per view, mi scuso con i ragazzi in chat. Tra un pay per view e l'altro te li trovi, così li mostriamo che li hanno chiesti parecchio in queste settimane. Sì. Allora, nel frattempo, io cambio comunque la grafica, perché il prossimo argomento che dobbiamo affrontare. Stiamo cercando quelli, Chris. Appunto. Perché c'è un altro tema, secondo me, che ci lascia Fastlane in attesa di Crown Maledettissimo Jewel. Partirei proprio da Cheng, che ha parlato meno, perché è arrivato più tardi. John Cena. Oh! Tu porti John Cena per 2 mesi a SmackDown e gli fai fare l'arbitro speciale e il frate cappuccino, il cui ruolo... Il frate cappuccino! Sì, visto anche la chierica. Il frate cappuccino che ha l'unico scopo di fare un match per elevare LA Knight e per portare avanti gli screzi all'interno della Bloodline.
Ma a questo punto, adesso non so quanto in anticipo la WWE abbia saputo che John Cena sarebbe arrivato, e sappiamo anche che John Cena, tutto sommato, di spaccarsi non ha tanta voglia, perché poi dovrà comunque tornare alla sua carriera di attore da un lato e anche di volto televisivo, perché lui fa film, ma soprattutto, o comunque parallelamente a quello, compare anche in tantissimi show americani, alla Jimmy Kimmel, talk show, vari ed eventuali. Ma dopo tutta la fanfara, senti che termine, Massi, che c'era stata sui due mesi di John Cena fisso a SmackDown, intanto credo che stiano tornando i pronostici settimanali, o quantomeno Raki sta verificando. Sì, sì, ve li metto. Aspettate perché... Ah, ok, ok. Finisco la domanda e poi rispondiamo dopo. Aveva senso portare John Cena per fargli fare questo, ma ne parliamo tra un attimo, perché torniamo in ambito pronostici. Sì, allora, vi mostriamo, dato che ve l'avevo detto che li mostravamo direttamente dopo il pay-per-view, abbiamo sia il pronostico infrasettimanale di Io Sky contro Asuka, che tolto Massi che ha tentato la giocata. C'è un errore per la Vale, gli è stato messo 0 al posto di 1. Lo metto subito. In basso. È perché io ho detto che diceva Asuka per Squalifica. Sì, quindi tolto Massi che ha fatto la solita giocata, ma lui degno reincontrastato dei pronostici a stronzo. Quindi c'è stato tutti uno tranne lui. Invece, però ricordiamo che Massi aveva detto vittoria di Asuka per Squalifica. Sì. Ok, vabbè, tanto è il risultato alla fine che conta. Esatto, mentre per Tiffany contro Becky, lì in parecchi abbiamo sbagliato, perché non pensavamo che Becky andasse a vincere il titolo di NXT, quindi in pochissimi, tra cui, guarda, vedo quell'uno di Eddie. Stranissimo, proprio strano. Gabbo, Eddie, Leo, Matteo e Chris. Hanno beccato. Quindi... bravi ragazzi che sono stati svegli nel prendere entrambi i pronostici infrasettimanali. Poi richiuderà chi e riparlo di John Cena. Sì, allora, chiudiamo anche definitivamente il capitolo Fastlane, cioè giudizi proprio su Fastlane con questa bellissima considerazione di Mauri. Fastlane è un po' come vedere per quasi 3 ore Sassuolo contro Juve. Oddio, è Sassuolo Juve, lì c'è Berardi, che fa però, l'MVP della Situa, partendo dal presupposto che lui è juventino, ecco. Vabbè. Cioè. Stefano dice che la gimmick di Cena è quella del boomer, vai... No, ma sai che posso... Guarda, per me no, perché il Sassuolo Juve, se tu lo guardi da juventino e perdi, almeno ti incazzi. C'hai delle motivazioni, critichi Allegri, ci sono delle motivazioni. Fastlane è quel 0-0 che vai allo stadio in prima fila, Cesena a vedere Cesena Crotone, tu sei lì e ci sono 0 tiri in porta. E ogni volta che danno la palla al terzino, il terzino la ripassa al portiere, un certo Marco Rossi, e tu gli dici dai la palla su, sono 10 volte che torni indietro e non sai più cosa dire. Ecco, quello ha pareggiato Cesena, tra l'altro, è l'unica cosa che puoi dire. Che poi quel ragazzo che è andato a vedere Cesena Crotone, ero io, quella in un'altra questione, con la credita. Gabbo giocava con mio cugino. Nemmeno la famiglia del suddetto Marco Rossi. Ci andrebbe, ma non importa. Allora, quindi, stiamo su Cena. Una volta che torna e gli fai fare questo, valeva la pena farlo tornare, o magari poteva fare 2 mesi, non so, banalmente da general manager a sto punto, non sarebbe stato quasi meglio? Loro no, guarda, è molto semplice. La questione general manager no, perché purtroppo sappiamo che ormai i discorsi general manager, niente, fanno fare tutta Pirs che non si capisce niente. Dopo rispondo, Mauri. rispondo. Se no, già il cervello che mi va in pappa, se faccio 2 discorsi diversi è finita, dopo nessuno capisce niente. Cena c'è stata un po' come la situazione The Rock, gli accordi, i sindacati in America, i film, le serie, tutto bloccato. Quindi Cena gli ha detto, vengo a fare un po', che mi fate fare? Non posso lottare, non posso usare tavoli, sedie, per l'amor del cielo, che se mi spacco è finita, è un disastro. E quindi gli hanno detto, noi ti portiamo,
ci fai rating. Così alcuni SmackDown li hanno potuti buttare direttamente ad NXT, come abbiamo visto, che vedo che anche quello è parecchio richiesta come domanda. E basta. Gli hanno detto, oh, teniamo anche a bada un attimo LA Knight, così LA Knight può battere in questo caso la Bloodline azzoppata, chiaramente, perché gli anelli deboli della Bloodline. E basta. È uno spreco? Sì. Si poteva fare molto di meglio, ma si poteva fare di meglio rispetto alle poche limitazioni che aveva Cena? Sì, però dovremmo capire cosa si poteva fare, ma ormai è andata come è andata, purtroppo. La fortuna di trovarti ancora. E basta. Dai. Allora, lo sciopero al finish tra un po'. Sì, lo stavano scrivendo, anche Stefano lo ricorda. Cheng, prima di passare la parola a Raki, parto da una considerazione di Chris che ho perso, che poi sarà anche la prima domanda che farò a Raki, quindi risponde Cheng e poi risponderà anche a questa stessa domanda, che è sempre su Cena e sul discorso LA Knight. L'arbitro speciale Cena, dice Chris, ha sbagliato tutto, poi mettendolo in coppia anche con LA, no, basta con sto LA e LA Knight, hanno rimediato. Ora li farei affrontare l'uno contro l'altro a Crown Jewel. Match Cena contro Knight, che a me sembra una fesseria perché sono tutti e due eroi buonissimi. Tu come lo vedresti? Perché comunque, tutto sommato, devi comunque dare una chiusura al cerchio di Cena prima di farlo andare via. Come la vedi, Cheng? E poi con Raki partirei da questa stessa suggestione di Chris Ayan. Ma allora, da arbitro speciale che abbia sbagliato tutto, comunque ci sta, perché è come se metti un attaccante a giocare in porta, a meno che non si chiami Giroud. È normale che faccia degli errori, non è il loro lavoro principale, quindi ci sta anche in storyline che abbia delle... giudichi in modo particolare. Shawn Michaels ha fatto tante volte l'arbitro, abbiamo visto che creava più danni di un arbitro normale, e sappiamo Stefano che gli non è d'accordo con della federazione hanno questa specie di regolamento loro, cioè solo a Fastlane ho visto delle boiate pazzesche, cioè, nel match appunto di Cena, nel match di Cena mi sembra che non abbia mai chiamato il doppio quando stanno tutti e quattro dentro. Non l'ha mai chiamato, mi pare. Granine. Sono stati dei vuoti pazzeschi proprio di logica. E finale a Crown Jewel, no ragazzi, non ho minimamente voglia di vederli uno contro l'altro, ma perché Cena mi sembra davvero bloccato in ring e LA Knight non mi piace molto sul ring, quindi non come match singolo farlo per levarlo, ok, ma non mi interessa minimamente a me. Adesso Stefano, non voglio dire che si è bollito, dico che non se la sente di fare determinate cose perché il pericolo di farsi male è maggiore rispetto alla sua voglia di, diciamo, in questo momento di rischiarla. Come The Rock anni fa, che l'unica cosa, andò al tennis e si spaccò tutto. Ma sì, c'è anche la versione di Mauri che ipotizza un dialogo tra Cena e Triple H, con Cena che dice: ho giorni liberi, mi fate fare qualcosa perché il burraco online contro Vin Diesel non mi va. Triple H, ok, qualcosa troviamo. Non mi sembra giusto, è un dialogo che potrebbe essere successo, quindi... Raki, a te. No, beh, intanto parto col dire, collegandomi al discorso dello sciopero, eccetera, che proprio in conferenza stampa che lui stesso ha detto ormai, insomma, sta per finire, per chi non lo sapesse, sono... in trattative, cioè è finito lo sciopero, ma perché si è bloccato, perché stanno, forse hanno trovato una soluzione, però sono ancora in trattative, e lui stesso però ha fatto capire che più o meno ormai ci siamo, quindi non farà ancora molto, però ha detto: io non posso assolutamente fare a tempo pieno entrambe le cose, quindi recitare e lottare, perché se io mi dovessi far male farei perdere il lavoro a un sacco di gente, perché giustamente fermano di nuovo la produzione delle cose, eccetera. Esatto, non vuole rischiare, no. Non perché non è in grado di poter lottare. Io onestamente
non so cosa possa fare a Crown Jewel, qualcosa farà, perché comunque uno lo hanno annunciato e due è comunque una leggenda, quindi a Crown Jewel sappiamo che vanno d'accordo con l'avere le leggende a lottare. Giustina contro però sicuramente esatto, contro Yokozuna, ricordiamo. Però, però non lo so, onestamente, se lo fanno contro LA Knight sarebbe un po' una cosa amichevole, diciamo, non qualcosa di serio. Però onestamente, cioè, non hai tempo adesso di costruire una fight da serie. Tieniti alla sedia. Ipotesi di Stefano, Undertaker contro Cena, credo. Se botta senza senso, guarda, considerando che l'hanno chiamato Arabia, Undertaker e Undertaker contro, considerando che l'hanno annunciato per NXT, e io avrei paura che va contro Bone Breaker, gli caccia una spear stile Goldberg. No, facciamo Goldberg 2.0 contro Undertaker. Ok, facciamo finire Rocky a Crown Jewel, ragazzi. Gli caccia una spear che lo fa direttamente a fare il volo, lo riporta in America. E con questo ulteriore dialogo, stavolta ipotizzato a Simone Sian, che fai stasera? Boh, meno LA Knight, ma niente di serio. Possiamo passare a Massi. Massi, su John Cena, l'impressione che ti ha fatto tutto questo cammino di John Cena fin qui e la resa sul ring, insomma, e anche le eventuali prospettive saudite del bostoniano. Una gran paura. No, a parte... sai, ha detto Cena, come ha detto prima Rocky, lui non può far poco nulla il tag team match, gli fai fare un altro tag team match contro chi? Un'altra volta un rematch, cioè Cena e Knight contro la Bloodline, insomma, tra virgolette, o magari contro solo e cosa, contro solo e Roman, contro solo e Roman. Allora c'era Antonio che aveva scritto qualche commento fa, anche perché ha detto questo. Io dico che è presto, Antonio. È ancora presto. Perché butti via LA Knight. LA Knight dovrebbe perdere, e se perde fai un po' fatica a tenergli alto lo status. Infatti. Aspetta. Vai, Massi. No, dicevo, Cena non è... È contro Waller, potresti farla a WrestleMania? Intanto dobbiamo arrivare a Crown Jewel, però. Sì. No, a Crown Jewel ho detto, vuoi fare un altro tag team match? Oppure John Cena vs. The Miz. Vabbè, tanto. Mai, visto che ci siamo. No, tornando un attimo al discorso Cena. No, dicevo, vuoi fare un altro tag team match? Almeno non lo, diciamo, lo dosi, come, visto che lui non può far tanto. Proviamo a fare un'altra volta un tag team match, nel senso LA Knight e Cena contro Roman Reigns, solo si può. Almeno Roman, visto che torna venerdì, molto ovviamente Jimmy lo rivedremo chissà quando per le botte che prenderà da Roman. Quindi dice, vado io in coppia con solo, almeno ti faccio vedere come si vince, più o meno. Però... Ma in tema di tiranni che tornano, perché... Sappiamo che Roman Reigns è sulla via del ritorno, ne parleranno tra l'altro sabato Massi, Dario e gli altri componenti del Blueprint. Ricordiamo, non Alan, perché Alan domenica sarà impegnato alla conferenza stampa che trasmetteremo su Super Wrestling TV, quindi mancherà eccezionalmente Blueprint. Però in tema di tiranni, e così chiudiamo l'argomento per il momento, l'argomento Roman Reigns, c'è un altro tiranno che, come vedete, invece non torna, che è Daniele Donzì, e delle spiegazioni ci sono anche questa settimana, ce le ha fornite ancora una volta colui che sta tenendo sotto chiave Daniele Donzì. Vediamo che cosa ha da comunicarci anche questa volta. Mio signore, Daniele Donzì è legato ed è qui che lo ascolta. Prego, parli. Daniele Donzì, io ti avevo già avvisato una volta, tramite Gappo, che non bisogna scherzare con il fuoco. Eppure, cosa è successo? A giugno
di la verità. L'hai cacciato. Non se n'è andato di sua spontanea volontà. L'hai cacciato. E l'hai subito sostituito. Io questa cosa, per mesi, non l'ho accettata. Ed ora è arrivato il momento di dire basta all'ingiustizia. Basta all'odio nei confronti miei e di Gabbo. Ricordatevi, io e lui, insieme, siamo Nightmare. E stiamo venendo a riprenderci ciò che è nostro. Scappate. Allora, vabbè, io parto dal presupposto che Eddie non ha tutti i torti, però tutto sommato se lo merita. Comunque Daniele Donzì continua a tiranneggiare su Open Wrestling TV, che però per fortuna è un ambiente più salubre rispetto alla WWE, che è sotto scacco dei samoani e di Paul Heyman con i capelli bianchi. E noi invece ci ribelliamo, quindi finché Matteo Iadarola non sarà riportato nel posto che gli spetta, e lo stesso Gabbo Marsella, che comunque è stato cacciato, è stato mesco, è stato tolto, eccetera eccetera, Daniele Donzì non può, pur essendo comunque colui che ci coordina, decidere della vita di ognuno di noi. E prima o poi era giusto, normale, sacrosanto che qualcuno si ribellasse. È stato Nightmare, poteva essere qualcun altro. Free Iadarola, free Gabbo, free Massi, che l'abbiamo liberato grazie al Plico. Il Plico. E quel Plico ha fatto già strada. Esatto. Vabbè, che tanto non va nel mio video, si può dire. Secondo Chris, in realtà è Mabbo Guts il rapitore di Daniele Donzì, ma vedremo. Tra l'altro, ragazzi, tenete gli occhi aperti sull'SWF, perché anche in SWF potrebbero arrivare delle risposte su questa vicenda, su questa oscura vicenda, perché Daniele Donzì in effetti non si è mai più visto. Cioè, sono 2-3 puntate che non compare, non coordina, ci fa partire rigorosamente in ritardo, perché comunque l'assenza di Donzì crea problemi. Ma la questione è ancora aperta, vediamo dove ci porterà. Gabbo ha liberato il nightmare che è in lui, ma Gabbo è un nightmare vivente, per quello, non è che non c'era poco da liberare. Gabbo nel caso. Va bene. Hai qualcosa da dire, Cinghe? No, dicevo del Plico, che Plico. Abbiamo anticipato il meme di una settimana rispetto a quello che è successo nel kick-off di Fastlane. Tanto lo spiego perché nessuno guardi kick-off. Allora, ancora non ho stampato il foglio, quindi se lo succo. Allora, inizia il kick-off di Fastlane e Booker T con Barrett, ormai sono una coppia che fanno i coglionazzi praticamente. Parte il kick-off, si vede Booker T dare una busta chiusa, cioè un plico, a Barrett dicendo tipo questa è la multa per il gimmick infringement che hai fatto in settimana. E giravano questo plico di roba. E quindi mi fa ridere perché martedì scorso e la settimana prima abbiamo introdotto il meme del plico, ho detto Azzas ha fatto carriera già sto meme. Esatto. E per tutto kickoff andavano avanti con sta busta, ma anche la Braxton. Continuavano a citare sto plico che girava, le buste, il riciclaggio, ma uguale a quella. Uguale. Allora, la roba ci stiano, La WWE ci Valese guarda, ci osserva e trae il meglio di noi. Tra l'altro, vabbè, chiudiamo questo, diciamo, questo doppio argomento che si fonde, tenuto conto del fatto che il Tribal Chief, esatto, qui Sayan sottolinea che il riassuntone dei pre-show, dei kick-off, lo fa tanto Cheng su Rest in Peace, motivo per cui tutto marketing, ragazzi, tutto marketing. Dovete seguire su YouTube ai Rest in Peace, che è vicino al millino, diamoglielo sto millino perché siamo proprio vicini. Sono lì da 3 anni. E niente, chiudiamo questo argomento, tenuto conto del fatto che sia il Tribal Chief della WWE che il chairman di Open Wrestling TV, Daniele Donzì, tutto sommato sono uniti, visto che il discorso è saltato fuori anche a SmackDown, perché come potete vedere c'è stato comunque un conciliabolo, perché Pierce ha chiesto a Heyman se c'era una richiesta di ban fuori ad Arola, ma l'assente Roman Reigns vuole anche lui il ban definitivo per Daniele Donzì. E noi ci adegueremo, penso, perché Daniele Donzì intanto è fuori e dovrà impegnarsi per rientrare. Vedremo. Pochi sentono la mancanza di Daniele Donzì.
e Nakamura ovviamente tra essi. Detto questo, ne avevate già parlato nella nostra analisi generale. No, errore. Ecco fatto. Di cosa vuoi parlare? Puoi dirlo anche a voi. Di questo. Judgment Day, Damage Control, Lashley e Street Profits. Tante fazioni, definiamole così, abbastanza multiple, alcune di freschissima istituzione, come questa fatidica alleanza tra Bobby Lashley e Street Profits. Quello che Fastlane ci consegna è un grande caos, al di là della Bloodline, che lo sappiamo, insomma. Stiamo aspettando Roman Reigns per avere un po' il quadro della situazione. Su Jay che se ne va e vince, Jimmy che viene reintegrato, senza tutto sommato che Roman Reigns abbia detto va bene, che fa perdere anche solo Sikoa. Ma anche gli altri gruppi non è che se la passino un granché bene, perché Judgment Day perde, tra l'altro, insomma, abbiamo già detto, il ruolo di Rhea. Le Damage Control stanno benino e Bayley, una volta tanto, a Fasten si è rivelata davvero un fattore, perché comunque ha contribuito alla vittoria di Oscar in maniera importante e si sono anche abbracciate in maniera apparentemente genuina e commossa. Però sappiamo che c'è comunque tensione nell'aria. E poi Lashley e Street Profits. Raki, le alleanze come sono messe in questo periodo dell'anno in WWE? Così e così. vado in ordine di come le hai scritte. Allora, Judgment Day, come ho detto anche prima, siamo agli sgoccioli. E JD è un fattore determinante per questa divisione. Rhea ci prova, ma è veramente tanto difficile. Però ripeto, come ho detto prima, non devono andare troppo di fretta, ovviamente non lentamente, però secondo me Survivor Series ci arriviamo, perché dobbiamo arrivarci, e può darsi che per l'inizio 2024 Royal Rumble così si possano ufficialmente dividere. Per quanto riguarda le Damage Control, lo abbiamo detto anche nelle varie live che abbiamo fatto, nei vari podcast che abbiamo fatto, chiaramente qualcosa non va. Bayley stessa ha lanciato questa sfida per io a Fastlane, sfida che io non volevo assolutamente, però poi l'abbiamo vista, l'ha aiutata e alla fine c'è stato, come hai detto te, questo abbraccio. Poi sulla rampa c'è stato anche un I Love Damage Control, che tra l'altro, se qualcuno non ci avesse pensato, ci sono state in questa faida un paio di citazioni al periodo della pandemia in cui Bayley e Sasha erano in coppia, tipo il promo con il confronto con Charlotte, che anche questa volta ha parlato, no, di essere solamente qualcuno che braccio destro di qualcuno, di non essere sotto i riflettori. E quella I Love Damage Control è stata anche una citazione a quando poi Bayley aveva detto anche I Love Sasha in quel periodo, quindi c'è un rimando a quel periodo lì. Poi sappiamo tutti come è andata a finire, perché alla fine Bayley e Sasha sono andati in faida, quindi sicuramente anche per loro arriverà. Però anche per loro, secondo me, lo avrebbero fatto prima, però si sono fermati perché stanno aspettando che torni Dakota dall'infortunio, quindi si parla anche di un match triple threat a WrestleMania 40. Secondo me ci arriveremo comunque a una sfida tra di loro. Lashley e Profits, purtroppo io non li ho capiti, perché stanno faticando e promettevano bene anche con questo turnil dei Profits. Si parlava anche tanto dell'inserimento di Bianca, una super stable heel, una cosa allucinante, ma non li hanno aiutati. Io non so veramente dove vogliono arrivare, o veramente si mettono lì e vincono e fanno le loro cose, oppure ci sarà una bella rivoluzione, perché altrimenti non so proprio come possano continuare a gestirli. Allora, ti faccio una domanda io e poi ti faccio rispondere alla domanda di Chris. No, partiamo dalla domanda di Chris. Ecco. Chi dovrebbe battere Io Sky? Bayley o Bianca Belair? Cioè, chi dovrebbe battere, nel senso, chi dovrebbe essere colei che batterà Io Sky? Bayley o Bianca Belair? Allora, diciamo che forse per chiudere il cerchio, da un certo punto di vista avrebbe senso più Bayley,
A livello sentimentale, ovviamente Bianca c'ha sempre qua, che le è rimasto l'incasso, no? Della Non valigetta. puoi dire. Quindi, no, perché dovrei dire Charlotte? No, ci arrivo a Charlotte, perché probabilmente Bianca si riprenderà il titolo e sfiderà Charlotte a WrestleMania. È molto, Attenzione e la perché batterà anche. l'uomo che azzecca tutti i pronostici ha detto la sua, eh. La batterà Charlotte, poi faranno No. Bianca contro Charlotte per il titolo e Bay contro Io Sky Ma senza basta, titolo. no, 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 anche no, non Racchi lo dice no. fanno. No, Triple Threat delle secondo Damage me. Control per il titolo. Bello. Non so se ci sarà in mezzo. Io l'ho detto, a me la feuda Dici tra da Charlotte e continua Bianca così a random. si scrive senza titolo. Quindi, Sì, ma secondo me, se vogliono portare avanti Triple Threat titolato a WrestleMania, per me va benissimo, assolutamente. se vince la invece Corina la passa domanda il che ti volevo fare. delirio, Tom. Scommessa, promessa? Se vince la cortina, cosa fai? No, ho detto faccio il delirio totale perché sono suo Ma Mario. spieghiamo in che Porella, si è modo. schiantata Cioè, tutta. spieghiamo in che modo, così poi lo Niente, io non so documenteremo e come lo te faremo ti prometto vedere. che fa niente. No, io dico se vince fa niente. Io tutto ciò che ho Questa mi fatto. ricorda molto se vincono le Iconics avreste il mania. Sì, ma E di fatti tanto vince. E hanno vinto. E hanno hanno vinto, non è. vinto. Bene, torna nel backstage, brutto. No! No, oggi è andato Cheng, oggi è andato Cheng, sto malissimo. È impazzito Impazzito lui. lui. Lo Tocca, so tocca. anche che ha Fortunatamente. insultato, tra Purtroppo l'altro. non mi può. Purtroppo non posso doppiarmi. Ero pro. Aspettavo Massi che mi doppiasse. Ma. Allora, Stefano Vabbè, alla mandava. prossima. Ma Stefano ha mandato due messaggi sui quali io sinceramente non sono d'accordo. Chiedo solo anche a voi di dire la vostra, ma velocemente, perché sennò poi non andiamo avanti. Il triple threat delle damage control interessa zero persone, farebbe concorrenza a quello della Legacy nel 2010, soprattutto in un evento come WrestleMania. Stefano, io non sono d'accordo perché comunque, al di là del fatto che WrestleMania è ancora lontana, ma c'è una storia dietro ed è una storia, secondo me, un pochettino più di spessore rispetto a quella della Legacy, per il fatto che Dakota Kai quando tornerà avrà tempo, ma Io Sky già adesso hanno uno status che Cody Rhodes e Teddy Biasi sognavano. Cioè il match di il Triple Threat del 2010 non aveva tanto senso, intanto perché Randy Orton era il buono contro Rhodes e Teddy Biasi che dovevano essere le minacce cattive, e già quella fu una fesseria. Ma io credo che lo status delle due, diciamo, sfidanti di Bayley, se vogliamo definirla così, se tu immagini che sia impostato allo stesso modo, cioè che Dakota e io siano sostanzialmente alleate contro Bayley, mentre io credo che saranno ognuna per conto suo, non ci sarà un due contro uno, ma sarà una cosa completamente diversa perché avrà una storia più solida alle spalle. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere o per darmi torto o ragione, lo No, faccia. io purtroppo sono sempre quello che sta nel mezzo, ma non troppo. Cioè, effettivamente, allora, non è un faidone, ok, non è una stable super mega che attrae. Allora, quello effettivamente è vero. Però, se te metti già uno scontro tra Bayley e Yoshirai, che chiaramente se arriva a WrestleMania fa un regno lunghissimo e se continua a fare queste difese va bene, non è male. Mi ricordo un po' la storia che tanti anni fa si diceva fanno il triple threat tra Orton, Wyatt e Harper, Sì. che all'inizio dicevano no, ma che è sta roba, poi alla fine ma magari. 2017. Sì, il discorso rimane sempre perché passiamo dentro la Rumble. C'è il discorso Cardigan. Lì è da vedere perché iniziano ad esserci parecchie ragazze che effettivamente una shot titolata la meritano. Io sono dell'idea che. Mo, questa segnatevela perché fa la fine di settimana scorsa con Judgment Day. Sono dell'idea che una stable come quella di Bayley, Shirai, Damage control? la
il damage control possa saltare all'interno della Rumble col classico segmento, io ti elimino. Siamo in due, collaboriamo. Letteralmente io ti elimino, cioè io elimino io. Sì. Allora, è Stefano, un discorso anche che potrebbe valere col se Charlotte va contro Bianca avreste il Mania, ma esatto, vanno no. per la faida, sei l'ultima delle quattro che mi manca da battere, poi liberi lo spazio comunque per il titolo, ma sappiamo che WWE fa sempre i match migliori c'hanno il titolo. Però io dico comunque a Stefano che non c'è da mettere a paragone Bianca contro Charlotte il triple threat del damage control, perché sono due cose che possono tranquillamente coesistere. Poi, vabbè, nel caso perché in cui... Perché non ci dovrebbe essere abbastanza spazio per entrambi? Poi è chiaro, magari può essere che uno dei due match non abbia il titolo in palio, però ben venga, cioè se arriviamo a una WrestleMania in cui ci sono quattro match femminili, uno per il titolo... Due vuol dire che sono senza titoli, tanto il titolo è di coppia. No, allora, ipotizzando che anche i titoli di coppia siano difesi, perché sono dei titoli che esistono e magari WrestleMania può essere una buona occasione per metterli in palio, tenuto conto che il fatto che hai due sere, puoi anche fare due match una sera, due match a sabato, due match la domenica, fai i match per i titoli di campionessa di Raw e di SmackDown, adesso non mi ricordo quale World e quale WWE, abbiate pietà di me. Ok, come quelli maschili, quindi è facile. Allo stesso tempo un match tra un match culmine di una grande storyline, vi dico, se avessero fatto in tempo, adesso non sono più in tempo, e se lo facessero adesso farebbero uno schifo, però Ronda Rousey contro Becky potevano farlo anche senza titolo, si sarebbe venduto lo stesso. Ormai Ronda non lo farà più, perché se anche tu dovessi tornare non vende più il match come lo avrebbe venduto prima. Però un match del genere lo potevi fare anche senza titolo. E sia Bianca contro Charlotte che il triple threat del damage control, io lo vedrei con interesse a WrestleMania, anche se uno dei due non avesse una cintura di campionessa in palio. Questa è la mia opinione. Massi su questo discorso, e poi chiudo con Raki, se ha qualcos'altro da aggiungere, visto che siamo nel suo campo, ho fatto io il donno tra le corde, cosa che non avrei dovuto fare. Il donno tra le corde? È andata così. No, allora, parlando di queste tre stable dell'argomento, Judgment Day ormai siamo crepe, non crepe, tutto dipende da Priest. Quella diciamo che la valigetta è quello... Già quello che abbiamo visto a Fastlane, JD che attacca non volendo Priest... Priest insomma, si è rivoltato attaccandolo al muro, proprio letteralmente. E, tanto molto detto, se poi Stefano ha detto una cosa giusta, intanto Stefano ha detto una cosa giusta e anche Masti se lo ricorderà. Sì, appunto. Cioè, Owens proprio a Fastlane nel 2017 perse la cintura di Universal Champion contro Goldberg. Goldberg e Lesnar effettivamente si sarebbe venduto da solo anche senza titolo, ma la WWE ha scelto di far lottare Jericho e Owens, o meglio di far lottare Owens con Jericho per il titolo di campione degli Stati Uniti, facendogli perdere il titolo universale, che andò a Goldberg, perché Goldberg doveva difenderlo con Lesnar. Su questo ha ragione Stefano. Vai Massi. Sì, no, stavo dicendo, il Judgment Day, ho detto, per me sono ancora qualche screzio, poi la definitiva rottura è quando Priest vincerà il titolo. Ecco, secondo te lo vince su Rollins o Rollins glielo fanno perdere con qualcuno magari paradossalmente ancora Balor? Cioè, la cintura viene incassata su Rollins oppure su qualcun altro in modo tale da liberare Rollins per un'altra faida e tenere subito Priest contro Balor? Perché a quel punto se Priest incassa su Rollins, per quale motivo non fare un match Priest contro Rollins per il titolo? No, ma infatti, molto ovviamente incassa su Rollins. Ok. Cioè, incassa su Rollins e poi Priest batte Rollins e dice... Balor dice, ci riprova a rivincere, dammi una tattica, magari fanno il match a WrestleMania.
a meno che la Rumble non la va a vincere un top name ora. No, lasciamo per un top name tipo che so Gunther, per dire Gunther si libera del titolo continentale e va per il titolo massimo. Allora Stefano, stiamo cercando di evitare commenti così perché Cheng ha promesso, guardate, recuperate la puntata 226 che è ancora disponibile su Twitch e resterà per sempre su YouTube. Cheng mi banna, quindi se io faccio vedere, adesso lo faccio solo a scopo dimostrativo, questo commento qui che riguarda, ecco, Massi puoi continuare. Ah, ok, bene, torniamo un attimo a noi. Parlavo ma io stavo solo spiegando perché niente. Poi posso continuare. Sì. No, damage control, come ho detto prima, sì, per ora sono tutti uniti, per me aspettano che Dakota recuperi del tutto e molto ovviamente lì partirà lo split definitivo, perché al momento sì, fanno sì avanti e indietro, qualche crepa, poi la riparano, così ho detto finché Dakota non gli danno l'ok, molto probabilmente farà avanti, tira e molla a questa maniera. E appena da cosa finalmente per me il triple threat sarebbe la cosa più giusta, visto che come ha detto prima Rack c'è una storia dietro. Lashley Profits, ok, hai cominciato a costruire, gli fai perdere la prima match uniti, un po' stona, cioè nel senso è il primo match che fanno come stable in sé, Lashley e Street Profits, e gli fai perdere con il Latino World Order e con il rientrante Carlito. Ora ok, far tornare Carlito e tutto, però si vocifera di un quarto membro della questa stable di Lashley Profits. Il nome è uscito fuori, Odyssey Jones. Ora Odyssey Jones lo puoi costruire, allora lo puoi diventare come Mark Henry, visto che la somiglianza c'è, quindi lo puoi costruire, lo puoi costruire come il, cioè o se no ci metti una figura femminile, magari Jade stessa, Jade Cargill, Bianca Belair ci starebbe perfetto, perché essendo magari metti col marito, capito, la power couple, li puoi fare come power couple, però non so come ho detto, vediamo. Ora hanno cominciato ora questa stable, se dura poco vuol dire che è un fallimento su tutta la linea, diciamo. Allora, Eddie, fuori dal meme, stiamo organizzando qualcosa. E tu lo sei anche al corrente di ciò. Poi, Mraki, devi dire qualcosa sulla situazione varia? Posso andare io? No, vai, vai. Tanto che Menzo sconta i 5 minuti in panca. Sì, sì. Regole. Allora... che devo dire sui polli del Judgment Day? Scusate, abitudine di dire polli ormai Judgment Day. Sui polli degli Street Profits, prima uscita, prima pollata. E soprattutto, mi spiegate se è un match 3 contro 3, per quale motivo sono partiti in 2 contro 3 e Carlito è arrivato così dal nulla? Perché? Perché? Anzi, lo faccio dire a qualcun altro. Perché? Ecco. Perché Carlito, perché il WO, perché perché Gannar l'incontro, abbiamo fatto una mezza spiegazione, tipo un video tipo cosa è uscito spesso per i social, dove Ray cercava di richiamare di richiamare il terzo membro, dice, non arrivava, insomma, partiamo noi, e poi sì. È arrivato tipo Ray e Sato sarà così. Che però, vabbè, però tu hai fatto fare la scena dei polli a quegli altri che è stato il match più corto, è durato sì. 11-12 minuti, vuol dire che tu in 10 minuti quegli altri 3 contro 2, considerando che hai Lashley, che quindi era ex campione del mondo, non è riuscito a battere 3 contro 2 con gli altri. Esatto. Non è una buona cosa per una stable che promette di dominare e spazzare via il Judgment Day e la Bloodline. Una buona cosa, minimamente. Come direbbe qualcuno, non è un buon inizio. Non è un buon inizio, appunto. Cioè, no, non mi sembra.
Quindi, al momento non mi sembra un buon inizio. Per me, cioè, per me, è stata una pollata, minimamente. Cioè, anche per, se vuoi anche fare qualcosa. No, più che altro anche perché hai fatto vincere Lashley nella SmackDown prima del pay-per-view. Sì. Il modo anche abbastanza un po' sporco, eh. E gli ti hanno detto, no, quello che chiedo è, ma cacchiarola, tu l'hai fatto questi in pay-per-view e li hai fatti praticamente perdere, quando magari il ridebutto di Carlito te lo potevi giocare a sorpresa, dato che comunque l'hai fatto 2 mesi fa. Cioè, questa cosa l'hai fatta già 2 mesi fa, quasi da dire, oh, falla in puntata nel caso post-incontro. Ecco, oppure la facevi, ma dopo che avevano vinto. Magari vincono, continuano a menarli e lì esce, li allontanano, sì. Però il match sulla carta rimane che hanno vinto. Cioè, questi rimarrà che hanno perso, ok c'era Carlito, ma ragazzi, 3 contro 2. Con Renzo Venturini si può rientrare solo utilizzando questa carta, quindi ecco perché tutto ciò che ha a che fare con Rey Mysterio è dominato dal grande cuore latino, quindi noi siamo in difficoltà perché siamo 2, però mettiamo il cuore oltre l'ostacolo, ce la faremo da soli, noi dobbiamo soffrire prima di vincere, noi dobbiamo attraversare 1000 difficoltà, e poi arriva Carlito e vinciamo. Iniziamo malissimo, io non ne posso più. Buttate via tutta sta gente, rendeteli cattivi, rendeteli tutti dei Dominic, non ne posso più. Perché Allora, aspetta, Dawkins in una forma pazzesca. Non so quanti chili avrà perso. Ancora non è a stecco, ma guardatelo bene, è in forma. Io un'analisi alla Pogba la farei. Vai. Chiaramente scherzo, si scherza. Lavorone. Esteticamente ci sono loro 3, sono belli, mi piacciono, nell'ingresso non lo so. Mi sono bloccato con una faccia stupenda. Non lo so. Vabbè. Vai, Cheng. No, niente, finivo. Volevo dire solo che esteticamente mi piacciono molto e Dawkins si vede che sta lavorando. Se gli danno 2 smoking diventano proprio quei corp, non corporate, ma l'aspetto proprio, cioè. Peccato che abbiamo perso. Peccato. We want the smoking. Approvo. Niente, passiamo avanti. Secondo me, poi, ultimissima cosa, semplicemente gli Street Profit hanno perso, o comunque non sono stati utili alla causa di Bobby Lashley, perché devono diventare ancora più cattivi. Quindi io non vedo comunque la fine di questo esperimento, ma vedo comunque un Lashley che li cazzierà, gli dirà non siete abbastanza, dovete tirare fuori ancora più rabbia, ancora più tigna, e vedremo dei Profits ancora più cattivi in futuro. Questo è un ma hanno già fatto quel segmento, basta! Lo so, ma evidentemente non è ancora finito, ragazzi, che vi devo dire. E questo è il momento. Donne tra le corde, vero, perché comunque insomma è giusto così. Finalmente Shaina, che le dici, Raki? È finito il momento donne tra le corde, ringraziamo tutti e ci vediamo la prossima settimana. Beh, è stato... Raga, a me non frega niente, di Shaina, mi dispiace. No, non lo so, cioè voglio ovviamente sentire i vostri pareri, però personalmente non lo so, penso che il suo treno sia passato a WrestleMania quando doveva vincere contro Becky, palese, adesso, esatto, Shayna Baszler, Baszler, cioè non lo so, vedremo, ovviamente sono curiosa, si tornerà un po' indietro verso quello che è stato NXT con Rhea, però è difficile. Shayna, dopo che ha battuto Ronda, deve diventare una top, ma è passato quel treno, cioè l'ha battuta SummerSlam anche lì e hanno aspettato troppo, dovevano subito partire con lei, invece si vede che c'è avanti l'idea di riportare
Nia Jax, sì, che poi non era finita in coppia con Zoe Stark, anche lì, ciaone, io non capisco questo booking verso Shayna, non capisco. Anche se è vero che adesso il controllo creativo ce l'ha di più Triple H, magari vediamo se riesce. Deve un po' risistemare. Sì, magari si deve un po' risistemare, però è dura uscire da questa cosa qua. Vabbè, vi faccio un'unica domanda a tutti, partendo faccio Menzo, Cheng e Massi. Voi come la vedete, soprattutto questa situazione con tutte insieme? Perché poi abbiamo visto Naya, Ria, Raquel, Shane, eccetera, eccetera. Allora, Chris Ayan scrive che era noiosa NXT, nonostante avesse avuto un enorme push. Nel main roster ha fatto poco alto livello, ma mi ha convinto di più. Io dico che, per esempio, anche la famosa Elimination Chamber del 2020, che lei ha dominato, è stata gestita in maniera noiosa. È stata una Braun Strowman al femminile, tutto sommato. Mentre la cosa che io approvo, quantomeno dell'inizio di questo arco narrativo, è vedere Rhea Ripley in difficoltà. Cioè, a Raw, ne parleremo tra l'altro stasera a Big Red Machine, quindi restate sui canali di Open Wrestling TV, abbiamo visto una Rhea Ripley che non è mai stata concretamente in difficoltà da quando è diventata campionessa, anzi fa il bello e il cattivo tempo anche per gli alleati uomini della fazione, e indipendentemente dal fatto, come abbiamo visto per esempio tra Rollins e Nakamura, che poi il titolo non lo perda, perché io non vedo in questo momento una Shayna Baszler che strappa il titolo a Rhea Ripley. Però l'idea di una Rhea Ripley che deve faticare per restare campionessa ci vuole. Serve al titolo, serve a Rhea, e magari paradossalmente quella a cui serviva di meno è proprio Shayna Baszler, se dovesse alla fine non laurearsi campionessa, cosa che sinceramente non mi aspetto che avvenga, proprio perché, come diceva credo Stefano, tutto sommato un match o comunque una grande resa dei conti finale tra Rhea Ripley e Shayna Baszler, per esempio WrestleMania, non ce la vedo. Rhea Ripley deve andare contro qualcun altro, contro un prospetto più concreto e che ha delle potenzialità anche futuribili, cosa che Shayna probabilmente non ha più. Però la cosa che io approvo e che apprezzo è vedere Rhea Ripley che deve faticare un po', che deve sudare un po', perché l'abbiamo vista troppo poco. E i campioni dominanti, per quanto possano essere detestati perché cattivi, però stimati, perché comunque sono vincenti, o sostenuti perché buoni, però alla lunga diventano noiosi perché nessuno è davvero alla loro altezza, c'è bisogno di una sfida competitiva. E una Shayna Baszler ben costruita può rappresentare questo tipo di sfida per Rhea Ripley, quindi io dico avanti WWE, avanti Triple H, mi fido, vediamo dove andiamo a parare. Tanto ci dice Eddie, se Shayna strappa il titolo a Rhea, io mi strappo i vestiti in live. Preghiamo che Shayna non vinca. Ecco. No, ma io stesso... io ho sempre il timore perché prima, quando hai tolto la webcam, è spuntata l'icona di Eddie. Io ho sempre questo dubbio che in chat non sia di quello che scrive, ma sei te, Rachele. Io ho sempre questo timore, dato che l'altra volta scrivevi bene di Charlotte. Io ho sempre davvero questo... Il dubbio c'è sempre. Io Eddie e Raki nella stessa chat non ricordo di averli, nella stessa live non ricordo di averli mai visti, quindi. Ma cosa dici? No, non è che non dico che Eddie era che dico che gli ha rubato le credenziali, palese, ha rubato le credenziali. Eddie the Tasis Masker, avete mai visto scrivere dall'account di Eddie negli ultimi 15 giorni non mi piace Charlotte? Prima prova. Esatto, Stefano, non lo mando il commento perché mi bannano. Stefano, mi dispiace, cioè, anche a me è una domanda che stuzzica, però non posso mandarlo. Come dice il professor Rock, c'è un tempo e luogo per ogni cosa, e non è questo. Citazioni pokemoniane. Devo dire io di Shayna, quindi... sì, c'è anche te. Che Shayna ancora è ferma. È fermo a WrestleMania 36? È ancora lì? Che riciurla. Però mi è venuto in mente una cosa, sarebbe bello fare
fare una live, anche perché sto prendendo info per le future live appena riesco a riprendere. Fare la live dove si parla di tutti i match con i vincitori sbagliati sarebbe una figata. Però il timore che l'abbia già fatto, mi sa che l'ha già fatto Eric e Mattia al Wrestling Caffè, mi sa che l'hanno fatto però. Comunque ragazzi, mi pare che tenete d'occhio fatto... tenete d'occhio i futuri progetti del Wrestling Times, eh? No, lo se lo voglio fare loro, ditemelo, perché non voglio farmi venire in idea. Sui mezzi di vestimenta con risultati sbagliati, ma ho il timore di averla già sentita sta cosa, un'idea che non è proprio originalissimissima. Però allora, io non sono sicuro che vada proprio shine a shine, per me c'è più una situazione 3 a 4. Mi sembra un po', adesso perché sto recuperando Raw al volo adesso, perché io non l'ho visto, quindi mi autospoilerò. Mi sembra una situazione un po' a 4. Perché mi viene da parlare dopo dell'Elite? Vabbè, come hanno fatto i Four Pillar a Double or Nothing, sì, che sono andati tutti contro. Che noi sapevamo, ok, Rhea, in questo caso Rhea, ma di là MJF mantiene perché ha uno stato superiore alle altre tre. Agli altri tre. Mi sembra un po' quella situazione. Mi sembra davvero un po' quella situazione. Magari poi mi smentiscono, perché... alla fine la cacciarona l'hanno fatta e sto vedendo che è arrivata Shine alla fine. Però magari Naya e Raquel si vogliono continuare a inserirsi. Magari più Naya che Raquel. Io vi metto questo commento che aveva fatto Chris. Per il momento che hanno fatto il four-way, Rhea uscirà ancora campionessa. Sì. Per me dovrebbero fare quello. Al massimo triple threat, però l'ho detto, è appena tornata Raquel, quindi anche se ha perso magari la buttano dentro. È il più uno difficile, diciamo. È il più uno più difficile quando non hai sfidanti che sono effettivamente al tuo livello. Metti il dubbio, perché poi il commento c'è solo il 25% di possibilità di mantenere al posto del 50%, è molto più difficile. Al commento dicono sempre sta roba. Fare la standard mat potrebbe essere difficile, però vabbè. Ma sì, dai, vai te, tanto dici allora, sei contenta che Raquel ha sorriso anche sto giro durante l'ingresso? Basta! Aveva smesso di ridere, ora ricomincia a ridere. Poi gli hanno fatto una bella inquadratura, da vicino lontano. Poi sì? Sì. Ma la più bella cosa del match è che tipo gli è rimasta la faccia lì dove non batte il sole a Nia Jax. Il trucco che aveva Raquel, tipo nel fare la powerbomb, gli è rimasto sulla cosiddetta, non posso dire il dove, cioè la parte bassa della parte bassa. No, okay. è la parte bassa. No, a parte, vabbè. Poi tornando invece alla fare scena, a me non piace, sempre. L'ho sempre ripetuta, insomma, trovata noiosa. Devi provare a rilanciarla. Vediamo che fanno. Cioè, puoi ricostruire, cioè, puoi citare la loro fight da chi ebbe NXT con Rhea, per di che lì è stata a battere le... Shayna, visto che aveva tipo il regno più lungo della femminile, se non sbaglio, prima che Mandy Rose la battesse, quindi ci sta, insomma. Sì, praticamente potresti giocartela in questa maniera, o la rilanci o la rilasci, se non l'avevano già fatto, se la voleva rilasciare l'avevano già fatto, se la licenza l'avevano già fatto. Licenza. No, infatti ha detto, se non vuoi fare l'uno contro uno, che ha detto l'uno contro uno, cioè, avresti questa storia da giocarti, ma le mai ti fai il Fatal 4-Way. E la paura che vinca Nia Jax, cioè senza che Rhea venga schienata. Raga, la paura c'è sempre. Voi dovete sempre capire, quando c'è questa qui nel mezzo, la paura c'è sempre. In qualsiasi, in qualsiasi modo. O sul ring, o quando deve fare sto match per il titolo, la paura c'è sempre. Ce l'hai,
un po' come Charlotte, quando c'è Charlotte nel mezzo intolato, anche c'è sempre paura che Charlotte vada a vincere, poi non, nell'ultimo match non ha vinto, ecco. E ho anche detto che aveva preso lo schienamento. Ed è pure stata schienata, che, appunto, che molti... Ma io l'ho detto... No, sì, sì. Sono io in conduzione, posso mandare a quel paese qualcuno. Ma mi sembra giusto, mi sembra giusto. Detto, vediamo. Ho fatto il four way o questo match singolo. Detto, col match singolo c'è la storia da giocarti in questa maniera. Fatto il four way anche, sì, vabbè, perché se è andata a rompere le scatole tutte e due, e poi è arrivata a scena, vabbè, ci sta. Ma in Arabia fare un fatto un four-way è un po' rischioso, eh? Vabbè, poi se vuoi fare uno contro uno. Beh, è rischioso per le altre tre perché c'è Nia Jax di mezzo. Appunto. Cosa potrebbe andare mai storia? Rischiano di farsi maluccio. Vabbè, a WrestleMania 33, quando hanno fatto il fatto al four-way, Nia era stata... aveva fatto meno danni del previsto, tutto sommato. Vabbè, perché l'avevano eliminata subito, esatto. Era eliminazione. Esatto, esatto. Così... Ciao ciao. Va bene, dai, ripasso la parola a Menzo, direi. Poi se avevi comunque qualche altro argomento femminile da voler sviscerare. No, mi interessava la cosa delle damage control, l'abbiamo analizzata, quindi sono soddisfatta, direi. Ok. Mi spiace di averlo introdotto io, era forse più opportuno che lo introducessi tu, ma ci siamo arrivati per chiacchierare. Vabbè. Quindi... Vabbè, sì, abbiamo detto la storia del match control qui. Ma se c'è Shayna, ragazzi, che è tornata attiva in orbita potenziale titolata, Drew McIntyre pur si muove. Oh, questo si fa contento. Perché comunque, insomma, c'è questo Drew McIntyre che continua comunque ad avere un'evoluzione del personaggio timida, lenta e così via. Fino però a questo lunedì notte, a questo Raw post Fastlane, in cui si è già messo nella rotta di collisione, mi spiace per Cheng se non c'è ancora arrivato, ma si è messo nella rotta di collisione di Rollins, in ottica saudita. È la scelta giusta? È una scelta sbagliata, tenuto conto dell'evento, che comunque insomma sappiamo che è tipicamente un evento... molto di transizione, però ne abbiamo già avuti due di transizione, quindi è la giusta scelta per Nakamura? Eh sì, per Nakamura, per Drew McIntyre. io non l'ho ancora accettato, ragazzi, cioè, non è il campione Nakamura, non è lui il campione, non è su champion. Si è presentato alla Kaiser contro Seth Rollins. Comunque, insomma, sta di fatto che Rollins è un campione buono, rafforzato poi comunque, insomma, da questa difesa complessa contro Nakamura, e affronterà McIntyre, che se non eravamo ancora sicuri che sia cattivo, comunque da qui a Crown Jewel lo diventa. Siamo lì, Quindi niente. Sapete... come è riassumibile la situazione turni di Drew McIntyre? Sì. Con il messaggio che ho mandato a Eagle. Gli ho scritto: Eagle, ma sto turn di Drew te lo fanno sudare. Lo famo sudare, come dice Mariola. Ma quindi perché non arriva mai, che... lo lascia lì, è lì che lo vedi, soffrisce quel turno, ma non arriva. Quindi Eagle, che è un mark per antonomasia di Drew McIntyre, è favorevole a sta aspettando il turno, ma proprio è lì, appena è lì che soffrigge, lo vedi a fuoco lento, c'è sto turno che arriva lì, no, dice, tira una Claymore, allora, vedo, il turno sboccia, ecco. Comunque vedo Cheng che carico, lo scarico subito con questo messaggio. Per la rabbia mi aspettavo Goldberg. Ci stava un bel Goldberg contro Rollins. No! Perché lì... Guarda, quasi meglio Rollins contro Cristiano Ronaldo. Sta buona che è una risposta. Ecco, il punto, ragazzi, riparto col giro da Raki e poi Cheng e poi Massi, secondo me è quello che dice Chris.
cioè è stato più face che heel come comportamento in un certo senso. Cioè, quindi perché pur si muove? Perché comunque la difesa titolata arriverà da parte di Rollins contro McIntyre. Però sto personaggio dove sta andando? Cioè, la WWE dove vuole andare a parare con Drew McIntyre, tenuto conto del fatto che ci sono state tante voci negli ultimi mesi su McIntyre, che era stato assente, forse torna, forse non torna, Drew Galloway is all elite, eccetera, eccetera, torna e sembra avere una direzione molto confusa. Quantomeno adesso va per un titolo. Che intenzioni ha la WWE con Drew McIntyre? Raki. Allora, prima di tutto, scusami Enzo, apro un secondo una parentesi che ho visto dei messaggi, giustamente qualcuno mi chiedeva su Jade Cargill. Allora, vabbè, l'abbiamo vista apparire nel kick-off di Fastlane e nella conferenza stampa post-evento Triple H ha detto quando sarà pronta debutterà. Il fatto sta che tutti la vogliono, tutti i brand la vogliono, NXT, SmackDown e Raw. Dovrebbe andare a Raw, secondo le ultime, apparirà ancora un pochino anche a SmackDown per promozione, però sembra più diretta verso Raw. Quando debutta io non ve lo so dire, si parlava prima della fine del mese e a questo punto non penso che debutterà più in là, perché sennò non avrebbe senso. E quindi non lo so, vi tengo aggiornati per informazioni citofonare Gable Stevenson. No, più che altro insomma, se volete vi ricordo sempre di seguire Donne tra le corde sia sul sito donnetralecorde.it dove ogni giorno escono tutte le notizie eccetera, e anche su tutti i social, così rimanete aggiornati. Chiudo la parentesi Jade e apriamo quella di Drew. Allora, io, Menzo, ti dico la sincera verità, un pochino, visto che io sono molto molto fan di Seth Rollins, è uno dei miei preferiti, un pochino me la sto facendo sotto per Crown Jewel, devo ammetterlo, perché mi puzza un po', cioè secondo me se lo fanno di nuovo sconfiggere così in un pay per view diventa un po' dura per lui, anche perché secondo me prima eventualmente di andarsene, perché non si è ancora parlato di un accordo firmato per un rinnovo, un giro con un titolo se lo fa, e dato che l'altro ce l'ha già avuto più o meno, insomma quello da WWE, questo qua World potrebbe anche conquistarlo, e poi si sa che al pubblico arabo gli deve dare qualcosa, quindi ora valuteremo quando faremo i pronostici, ovviamente, anche perché c'è da vedere cos'altro metteranno in card per capire eventualmente dove ci piazzano la sorpresa, però insomma è curioso. Certo, adesso anche con quello che è successo stanotte, insomma anche il JD avrà qualcosa da ridire, vedremo se si metteranno in mezzo cosa. Sarebbe una sfida molto incerta, certo, e beh, quello che penso anch'io. È un po' difficile, sicuramente, come diceva anche Cheng, così ce lo stanno facendo sudare questo turn, però il fatto è questo: al giorno d'oggi purtroppo è un dato di fatto che i fan del wrestling non hanno voglia di aspettare, non è come una volta che c'era molta più pazienza per le faide, per tutti i vari cambiamenti. Adesso vogliono le cose subito. E però è anche vero che è un po' noioso se dai tutto subito alle persone, no? Sicuramente dovrà accadere qualcosa di grosso per farlo tornare, quello sì, perché ne ha bisogno, assolutamente bisogno. Lui, come ad esempio Bianca Belair, ne hanno bisogno di questo tournil. Io onestamente sono, adesso vediamo da qua al 4 novembre che c'è Crown Jewel, come costruiranno la cosa, però un po' di paura per Rollins ce l'ho. Ultima cosa prima di passare a Cheng, questa suggestione di Francesco, tornando su Jade Cargill. Se Jade Cargill affronta Nia Jax, faranno il superplex Lesnar e Big Show sfasciando il ring, anche le donne possono. Come la vedi?
Io spero non chiaramente lo faccia, Jade lancia Naya, suppongo, perché comunque insomma sì, con sì, Brock che era più piccolo lanciò Big Show e anche Strowman, fece la stessa cosa, cioè il ring viene sfondato da Naya Jax lanciata da Jade Cargill. Che ne pensi? Allora, vabbè, io spero che non fa, so che molti, vabbè, ci si scherza anche, spero che non facciano la sfida, quantomeno non subito, anche perché Jade è abbastanza green e Naya sappiamo i problemi che ha. Se fanno questo spot qua, io presumo non lo facciano perché c'è una piccola differenza tra il farlo con un uomo grosso e una donna grossa. Se lo fai con un uomo grosso, l'uomo è grosso, è potente. Se lo fai con una donna grossa, scusate, ovviamente ci dissociamo assolutamente, però è una grassona, non è in forma, eccetera, eccetera. Io per prima mi dissocio perché sono nata obesa, quindi figuratevi. E quindi so cosa vuol dire subire bullismo per quello, eccetera, eccetera. Quindi non lo fanno magari per questo motivo qua. E quindi tu dici che sarebbe recepita in questo modo, che ci sarebbe il rischio che il pubblico la recepisca come non ha sfondato il ring perché è potente, ma ha sfondato il ring perché ha dei problemi di peso. Sì, è una, sì, un punto di vista che lo percepiscono così. Sì. Ho capito. Cenghe. Sempre Francesco. Drew da cattivo funziona davvero bene perché da eroe stile Braveheart non mi è mai piaciuto troppo. Poi lo spadone oggettivamente basta. Ma il peggioramento è da quando è arrivato, mi sa, lo spadone. Credo, sì. Perché all'inizio il regno non è che è stato brutto. Cioè, no. Lui il 2020 di... È stato male, c'è stato solo un cavillo Orton. Giusto un errorino di un mese. No, Dale va bene, sì, ci sta anche perché effettivamente da face ha fatto tutto. Poi, che altro da dire? Lui in questo momento, diciamo, ho cambiato eppur si soffrigge, perché ecco. Effettivamente, eppur si muove, non è sbagliato, lui è in questo momento comunque face, ma si vede che non è più un face puro, è un... Se fai quello che ti dico io, amici, si va d'amore d'accordo. Però si vede che non è più il face di voglio bene a tutti voi, è il face di voglio bene a me stesso. Quindi, appunto, ho recuperato al volo i due segmenti di Raw, gli ha palesemente detto, io sono qui. Ed è il match? Vuoi il match? Vuoi, vabbè, stasera mi vuoi lottare? Facciamo a Crown Jewel. A posto. E lui è contento. Però ho visto, quando lui è uscito e poi hanno attaccato a Seth, lui ha detto e vabbè, pezzo per te. Io una mano non te la do. Basta. Tanto c'è che Cristo ha subito abbracciato la tua suggestione. Drew McIntyre ha soffritto troppo. Non ho sbagliato, avevo proprio soffritto. Non ho sofferto, proprio soffritto. Ha soffritto. Ha soffritto. No, a me piace. Cioè, allora, questi turn lenti non sono malissimo. Il problema è che effettivamente Zedo un po'. Ha fatto un po' di sali scendi. Però adesso il segmento di Raw non è stato male, perché ci dimostra effettivamente come Drew ha capito che mo c'è lui. Lui è andato lì, si è preso la sua opportunità, l'ha ricevuta, bene, comunque io ti corico di mazzate e io non ti do una mano, perché non voglio fare il lealone che dobbiamo arrivare tutti precisi e perfetti. No, te tieni il tuo mal di schiena, te tieni più i problemi, che poi ci penso io. Se qualcuno mi dice, adesso perché non sto leggendo la chat, perché lui ha lanciato la valigetta, è perché comunque lui non vuole rotture di scatole poi enormi dagli altri. Quindi gli ha lasciati fare, gliel'ha buttata via, perché probabilmente anche lì Drew può pensare di... Sai che sono più rompiscatole sti qui che vanno tutti in blocco che Seth, che è già mezzo tritato, ha avuto il match, c'ha la schiena a pezzi. Quindi il ragionamento è quello. Non è un discorso face il fatto che lui, come Brock Lesnar un po' di tempo fa, abbia lanciato la valigetta a Camaldoli. A Camaldoli? È Camaldoli. Ci sono i frati a Camaldoli. Cioè. Ci sono? I frati, cioè. Ah, ok.
Allora, no, il mio vecchio professore diceva sempre: ti mando a Camaldoli, per dire ti mando a quel paese. Camaldoli, allora. Non Camaldoli. Camaldoli è Napoli. No, Camaldoli forse lo conosce Massi, che è nel sud zone, mi sa. Ok. Allora, passo a Francesco Rutta, che ha fatto una considerazione che di cui mi interessa l'opinione di Cenghe, e poi la chiederò anche a Massi sulla stessa riflessione di Francesco. Se lo costruisci bene come cattivo, McIntyre può diventare il Reigns cattivo 2.0 al posto del Samoano come cattivo dominatore della federazione, e questo mi piace già di più, e magari gli metti a fianco un manager stile Heyman, e questo secondo me è qualcosa di cui non ha bisogno. Però, come la vede Cheng e poi come la vede Massi? Beh, McIntyre, considerando anche lui ex campione, tutto quello che ha fatto è imponente, è grosso, ha delle finisher d'impatto, e può essere, se costruito bene, davvero un ottimo heel, può esserlo davvero. E se la federazione avrà il bisogno di avere un heel dopo che magari Roman finirà il suo arco narrativo, lui può essere effettivamente un nome super spendibile. Stefano ha detto, ma per voi può essere un buon idea? Wiseman o non... Aspetta. Wiseman o non Wiseman, per completare il tuo pensiero? Oddio, non ne ha bisogno, però perché dire no a uno come Heyman, ragazzi? Cioè, Heyman lo puoi dare anche a uno che è già al top, che te lo eleva ancora ancora sopra. Se invece vuoi mettere un altro tipo di manager, non so. Per la questione buono far passare l'idea a un tuo compagno che rischia di andare in sedia a rotelle, mi dispiace riparlare di All Elite, ma di là c'è stato il campione Orange Cassidy, che praticamente aveva la sua storyline, che lui lottava finché era completamente finito ed è stato un regno magnifico, quindi in certi versi, se giostrata sempre, le famose parole, se giostrata sempre bene, sì, va bene, perché ti fa vedere la famosa parola che detesto, resilienza di un campione. Sì. Massi, se costruisci bene come cattivo McIntyre, puoi diventare il Reigns cattivo 2.0 posto e Samoano come cattivo dominatore della federazione? Come Reigns penso ci sia un po' più, però un ottimo heel può esserlo, cioè lo costruisce, perché McIntyre sì, ok, sa fare bene anche il face, però da heel rende molto di più secondo me. Sì, anche cioè, rispetto al 2020? Perché 2020 per 2020. Il 2020 è stato forse il suo miglior anno, purtroppo la pandemia ti ha fatto poco, però se dovesse vincere il titolo davanti al pubblico magari. Però gli fai fare. Però ho detto sto turnil, però mi stuzzica tanto. Cioè, vederlo campione il, però mi stuzzica tanto vederlo il. Cioè, da face, ok. Che... No, manager assolutamente no. Non ne ha bisogno. Anche secondo me. Cioè, ti faccio finire. Heyman serve solo di entrare. Magari ai primi tempi ci poteva anche stare. I primi tempi, proprio ai debutti del Jose Juan, così. Però ora assolutamente no, ormai se è fatto è finito McIntyre. Quindi sa cavarsela da solo, sa andare per la sua strada, ormai va anche da solo, nel senso non vuole più nessuno dalle scatole, quindi come ha detto prima Cheng, insomma, visto le ultime cose successe a Raw. Quindi detto, per me può essere un ottimo cattivo, poi come Reigns penso nessuno. Ecco, anche Raki su questa cosa, perché mi sembrava un argomento interessante, poi andiamo verso il domandone. Cioè, se può diventare un Reigns? No, allora, secondo me lo star power ce l'ha, alla fine se pensiamo che anche Reigns non è che... Cioè già non partiva da una buona base, perché era abbastanza odiato, mentre Drew comunque è amato dal pubblico. Secondo me può diventare un buon dominatore della federazione, però devono far fuori, tra virgolette ovviamente, Roman. E lasciare, o li proprio fai un oro e una SmackDown. Però perché c'è anche questa ipotesi. Però era quello un po' che secondo me hanno cercato di fare con un po' Seth,
cioè non tanto dominatore quanto il volto con il titolo, e allora se lo passi a Drew puoi fare invece un dominatore col titolo, assolutamente. Io non la escludo come ipotesi comunque. Faccio anche a te anche la seconda parte della domanda, con un Heyman o no? No, senza. L'unico possibile Heyman di Drew McIntyre cattivo dovrebbe essere il rientrante Dolph Ziggler, che è stato colui che lo ha riportato in WWE e lo fa solito il campione di coppia. Torna Ziggler e gli fa da manager cattivo e poi gli ciula il titolo e chiudiamo questo cacchio di rincorsa. Ma anche no. Comunque ci ho pensato un attimo, effettivamente no, Heyman dopo 3 anni di Roman è meglio non averlo come manager del cattivo, potrebbe essere un po' ridondante, mi ero dimenticato di questa piccolezza. Tra l'altro nella nostra chat è partito un dibattito su Heidenreich tra i personaggi di cui Heyman è stato il manager, perché hanno detto non tutti coloro che con Heyman che sono stati, che hanno avuto Heyman come manager hanno fatto bene. Per esempio Chris parlava di Cesaro e Ryback che non hanno fatto bene con Heyman, e sono due atleti secondo me agli antipodi. Cioè, con Cesaro era difficile fallire e si è fallito per problemi prevalentemente all'epoca, diciamo, di carisma. Ryback, sinceramente, cioè, se pure fosse stato seguito da... No, non c'è nessuno meglio di Heyman, quindi non posso fare un paragone. Fosse stato seguito da The Brain Heenan, comunque non avrebbe funzionato, e poi avessero messo a parlare di Heidenreich e così via. Allora... Però mamma in tema mia, di... Simone mi ha tirato fuori l'idea, signore e signori. Ah beh, sì. La Trimen Band cattiva rifacciamo. Ma perché? La facciamo cattiva. Tutti cattivi, però al servizio del cattivone. Quindi campione Drew, quegli altri al suo servizio. Siamo cattivi. Spietate. Distruggiamo tutto, violenza! Oh, e torna grande richiesta in assenza di Daniele Donzì, che ultimamente lo proponeva un po' di rado il domandone. Perché? Perché di sì, insomma, ragazzi, cioè, comunque sono in tema di occasioni sciupate, gente che potrebbe vincere in futuro, gente che potrebbe vincere in passato, gente che potrebbe rinnovarsi e tornare a vincere in futuro... C'è, insomma, rispetto a McIntyre c'è l'altra metà della luna, perché a questo punto abbiamo visto che comunque è già stato ricollocato, nel senso che è già partita una nuova faida a Raw, seguita da Big Red Machine dove ne parleranno di più. Però Shinsuke Nakamura, che giudizio dare di lui a Fastlane e dopo Fastlane? Cioè, il match vi è piaciuto, non vi è piaciuto, vi è soddisfatto, l'avete trovato noioso, l'avete trovato riuscito, e soprattutto, visto che per la seconda volta ne ha fatta con Rollins e già è passato, diciamo, a una faida decisamente minore, ci siamo giocati definitivamente la possibilità di avere un Nakamura main eventer del main event del demi-roster della WWE? Oppure la WWE ha visto che comunque è solido e quindi delle fight interessanti per lui arriveranno ancora? Perché Chris Sayan diceva, fatto un grande match, ha dimostrato di poter essere un main eventer. Però il main event è andato intanto. Come la vedete? Stavolta faccio il giro al contrario, parto da Massi. Ha detto, la ricostruzione Nakamura è stata anche ottima. Purtroppo non ha centrato l'obiettivo di vincere il titolo da Rollins. Però se vuoi tenerlo sui piani alti ci può anche stare. Secondo me non è perso. Se vuoi tenerlo sui piani alti. Cioè, altrimenti se lo lasciamo perdere. Guarda, se vincesse settimana prossima, Dario sboccia un'altra volta. Vedere Ricochet menato. Secondo me il paradosso è che Nakamura ha solidificato il suo status, ma secondo me adesso non ha tante direzioni in cui poter andare, a parte il fatto. Purtroppo no. Quindi lo stiamo comunque perdendo, anche se ancora non ce ne stiamo rendendo conto, oppure in qualche modo lo abbiamo recuperato e quindi resta
un lottatore, perché a me fa molto sindrome Cesaro che andò contro Reigns, dopo essere andato contro Rollins, aver fatto un figurone nella WrestleMania, va contro Reigns, tutti dicono finalmente Cesaro è arrivato nel main event della WWE. Che fine ha fatto? L'abbiamo visto. Fronte WWE, perché poi è andato altrove e ha fatto benissimo. Però sì, vincendo un titolo di una federazione morta, ma lasciamo. Sì, ma a questo punto dove andiamo a parare con Shinsuke? Ho detto, per me può rimanere nella zona alta. Se Judgment Day la smettesse di dominare tutto... Cosa? Si è sentito? Mi sa di sì. Mi muto, andate avanti. Sì, si è sentito qualcosa che sembrava quasi inerente al discorso. Ah, appunto, non me ne frega un cosa pensi di Cesaro? Non me ne frega. Non me ne frega. Beh, Nakamura ringraziamo e suoi haters. Beh, ringraziamo il quinto ospite per averci fatto sapere cosa ne pensi di Nakamura. Questo c'è stato il Don Z, credo. Qualcuno pagato dal Don Z per commentare, visto che il Don Z non c'è, e certo, un po' fallito, perché uno pagato dal Don Z avrebbe detto oggi i giapponesi, però... Hai sentito un Don Z da Palermo urlare? No, prego! Si è liberato da The Nightmare. C'è stato un po' di distorsione, un po' lui, dai, diciamo... Una distorsione spazio-temporale, però vabbè. Sì, si è sentito proprio, non me ne frega. Me frego. Pericolosissimo. Vedi, Nakamura poi risponde con basta Don Z. Ecco, è che non si legge purtroppo. Dai, penso io, vedi, basta Don Z, Nakamura risponde. Ecco. Nakamura risponde controattacca con Free Adarola. Ok. Cheng sul domandone. No, sbagliato. No, non è questo. Non è questo. Sbagliato. Perché io le sei domande anche a lui. Allora, peccato perché Nakamura non è stato affatto male in questi due mesi. Peccato perché alla fine ha perso come un pollo. Anche il finale che ho visto due secondi prima di entrare in live è stato, l'ho detto, brutto, un pochino anticlimatico. Perché, ok, come spot ci sta, ma Seth è uscito infortunato alla schiena anche da quella che hanno fatto passare come botta contro il cemento dai gradoni, anche se poi si vedeva che gli hanno messo tolto la roba. Ma sì, possiamo effettivamente dirlo, un po' il momento sbagliato, poi c'è anche la valigetta di mezzo, purtroppo la questione main event è un po' bloccatina a livello di vittorie di titoli. Peccato, dovrebbero sfruttarlo comunque io lo sfrutterei in questo momento con continuo a menare le persone perché sono molto arrabbiato per il risultato finale. Continuo a menare gente, ma quasi anche a caso, senza una logica, giusto perché vuol far vedere che ormai Stroma ha fatto questo switch. Sì, alla Stroman, ma forse Stroman lo faceva di potenza, lui lo fa di cattiveria. Certo. Beh, lo spessore è tutt'altro su questa idea. Speriamo che non si perda nel marasma di gente, quindi non finisca in vacanza con Cross, gli Indusher, Mal, tutta quella gente che non si vede. Cross a quanto pare dovrebbe tornare a breve, quindi si vocifera, quindi vediamo. Raki? No, io in realtà sono dello stesso parere preciso di Cheng, cioè nel senso che secondo me se lo sfruttano come uno che meno perché ne ho le capacità, ci sta. Secondo me non si è perso, non è perso per sempre, può stare lì in alto. E concordo col commento che è stato fatto, cioè... Momento sbagliato perché comunque hai un Rollins che tra l'altro molte persone insultano e criticano per il regno come se poi fosse lui a scriversi il booking come sempre. Un po' la Roman Reigns, la gente che lo critica, dai. Sì, lo stanno criticando eccetera eccetera, ma cioè, per me è un grandissimo campione, un grandissimo worker.
e non ce la vedevo una sua sconfitta, tant'è che appunto ho pronosticato la sua vittoria, però sicuramente Nakamura ha fatto un bellissimo lavoro in questo mese e può continuare così, può continuare veramente così. Adesso vediamo appunto come saranno gli sviluppi di questa nuova faida, però se lo sfruttano, come ha detto Cheng, come uno che ti meno perché posso, riescono anche a fare qualcosa di importante poi, secondo me. Ottimo, 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 ottimo. Allora, a questo punto direi che abbiamo sfondato precisi, precisi il muro delle due ore e niente. Noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, soddisfatti o rimborsati per i pronostici e per aver contribuito alla nostra conversazione, che è stata molto ricca, devo dire, per un Fastlane che era partito anche nelle nostre analisi come un evento su cui c'era poco da dire. In realtà abbiamo tirato fuori un bel po' di argomenti interessanti. Proprio per questo motivo l'invito è a tutti di continuare a seguirci a partire da stasera, visto che Raw ha mosso tanto, forse anche più di Fastlane, e quindi ci sarà da analizzare questo Drew McIntyre, questa Shayna Baszler, tutto ciò che si sta evolvendo a Raw. Poi si riparte dalla nostra programmazione tradizionale mercoledì con Next Big Thing, parliamo di NXT, di una puntata cicciona di NXT con tanti argomenti e tanti lottatori di altissimo livello. È effervescente come puntata, effervescente. Sempre. Una puntata assolutamente infervescente. E poi giovedì con la Bot Elite, AEW, Adam Copeland e tutto il resto. Tante, tante, tante cose da dire. Venerdì Massi, Retro Gaming. Così ogni giorno della settimana è coperto, per poi arrivare al sabato con l'analisi di una puntata di SmackDown che vedrà il ritorno di Roman Reigns, che vedrà l'effervescente Jimmy Uso messo alla berlina, proprio il baratto del Brioschi rovesciato, esploso, succederanno cose importanti. Mi sono reso conto del gusto Bloodline. Beh sì. Cavolo, era una chicca. Ah, gusto samoano. Sapore caraibico, sapore caraibico, ma cos'è? Ma che scambia l'LWO? È Puerto Rico. Sapore isolato, com'è che si chiama quella zona lì? Oceanico, bravo, bravo. E mi raccomando, domenica il team Evolution, quello di Wrestling Times, sarà tra coloro che seguiranno la conferenza stampa per Wrestling TV di quindi insomma tenete comunque controllato e monitorato tutto ciò che noi faremo sui social, e anche per quanto riguarda colui che non deve essere nominato, i lavori sono in corso, potrebbe arrivare qualcosa di dedicato prossimamente, chiaramente magari lunedì se qualcuno. Per tutte le live che vi ho appena ricordato avete la possibilità di iscrivervi al calendario ufficiale di Operation TV, il nostro calendario rondanini, e lì troverete tutto ciò che mandiamo in onda ogni giorno, e anche gli speciali che mandiamo in onda verranno inseriti, quindi chi vuole sapere sempre quando andiamo in onda, a che ora, incluso magari quando capita che Setto Slam abbia un leggero ritardo, lì trovate tutto. Seguiteci anche sui social a partire da Instagram, e ovviamente gabbonatevi, se ci volete seguire senza interruzioni pubblicitarie, potete farlo tramite un abbonamento, e se avete un account di Amazon Prime è gratis, quindi switchate, mettete l'abbonamento con Amazon Prime e in questo modo ci potete seguire avendo accesso a maggiori punti, a tutto quello che vi pare, senza dover sborsare un euro. In caso contrario abbonatevi lo stesso, che comunque non avete che guadagnarci. Io direi a questo punto che possiamo tranquillamente chiudere e buttarci verso un 6 magari. Niente, dato che oggi siamo arrivati un po' in ritardo, come voluto dalla chat, un po' di Trenitalia, io direi che andiamo Trenitalia, perché con un po' di ritardi oggi comunque l'abbiamo portata a casa.
E non vi rimborsiamo perché siamo andati sotto al minutaggio quello che, con cui partono i rimborsi. Annuncio ritardo. Detto questo, ragazzi... Non si sa dove. Il treno per Crown Jewel partirà dal binario 8. Aspetta che fuggo allora, vado via da un'altra parte. Comunque consiglio con Jeffrey, per i fan di Balor. Consiglio. Sempre.